Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Sindrome nefritica, cause e sintomi. La sindrome nefritica è un sintomo di flogosi glomerulare, glomerulonefrite. Le cause scatenanti variano a seconda dell'età, così come i meccanismi che ne determinano l'esordio. All'esame microscopico del sedimento urinario, la sindrome nefritica è definita dalla presenza di ematuria, cilindri eritrocitari ed emazie dismorfiche. Segni concomitanti di frequente riscontro comprendono anche proteinuria lieve e moderata, edema, ipertensione, creatinina sierica elevata ed oliguria. La sindrome nefritica può essere primaria, idiopatica o secondaria. Tra le forme primarie rientrano la nefropatia da IgA e la glomerulonefrite fibrillare. La sindrome nefritica secondaria, invece, può manifestarsi in caso di infezioni ed esiti post-infettivi, batteriche. Infezioni da streptococco aemolitico di gruppo A, stafilococco, micoplasmi, streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e salmonella tifi. Virali. Infezioni da citomegalovirus, Coxsackievirus, epatite B, epatite C, morbillo, parotite e varicella, virus di Epstein-Barr. Parassitarie. Malaria, schistosomiasi e toxoplasmosi. Inoltre, possono provocare sindrome nefritica le infezioni da Candida albicans e da rickettsie. La glomerulonefrite può essere provocata anche da altre nefropatie e da malattie sistemiche, quali patologie del tessuto connettivo, esempio granulomatosi di Wegener e lupus eritematoso sistemico, ed alcune discrasie ematologiche, esempio sindrome emolitico-uremica. Possibili cause di sindrome nefritica. Sindrome nefritica è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Infezione da citomegalovirus, CMV, cause rare. Candida, colicistite, endocardite infettiva, epatite B, epatite C, leptospirosi, lupus eritematoso sistemico, malaria, meningite, morbillo, nefrite, parotite, rosolia, schistosomiasi, sepsi, sindrome dell'intestino irritabile, tifo, toxoplasmosi, varicella. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.